Diciamo che siamo di moda perché parliamo di Olimpiade, questa volta però della topografia. Da dove nasce l'idea? Allora, l'idea nasce per poter accogliere, per poter aumentare le iscrizioni negli istituti tecnici per geometri, attualmente CAT, costruzione, ambiente e territorio, perché purtroppo le iscrizioni sono pochissime. Allora ci siamo inventati queste Olimpiadi proprio per smuovere un po' le acque fra i ragazzi che magari non conoscono il corso geometra, non sanno a volte neanche che esista un corso geometra. E quindi mi è sembrato una cosa carina puntare proprio sulla materia principe della professione del geometra, cioè la topografia. Quante sono le scuole che partecipano a questa Olimpiade e chi ha vinto? Se si potete già dire, penso di sì. Allora, le scuole, abbiamo invitato tutti gli istituti CAT della provincia di Salerno, per cui Cava, Noi di Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania, Contursi, Sapri, Sala Consilina e Agropoli. E i vincitori, Cava ha fatto un po' man bassa dei premi, hanno vinto 3 allievi del Vanvitelli di Cava, e un ragazzo di Battipaglia, e un allievo di Sala Consilina e un allievo del Galilei di Palo. Vedevo anche la presenza, come dire, di sostenitori sul territorio, tra cui Banca Campania Centro. Sì, certamente, devo ringraziare la Banca Campania Centro perché oltre al patrocinio morale ha devoluto anche uno dei premi di 500 euro. Poi devo ringraziare ovviamente chi ci accoglie stamattina, cioè il sindaco di Salerno, l'assessore Savastano, l'assessore Avossa, il consigliere Nico Mazzeo, che hanno permesso questa location per questa cerimonia di premiazione. Ultima, già pensata alla seconda? Certamente, abbiamo già pensato alla seconda, magari partendo un po' prima, organizzando le cose in maniera un po' più dettagliata, magari articolando anche le prove vere e proprie della topografia in maniera più congrua magari a un aspetto pratico. Quindi appuntamento sarà per l'anno prossimo. Oggi lei è qui per la prima Olimpiade della topografia. Diceva prima il professore Moles, è un modo per far conoscere la professione visto che sono pochi gli iscritti. È anche importante la presenza sua, dell'ordine, qui. Quale consiglio vogliamo dare ai giovani geometri che arriveranno? Sì, per noi è un giorno importantissimo, un giorno di festa dove i protagonisti sono sicuramente i ragazzi, gli alunni dei CAT della nostra provincia, dove si formano ed è il nostro vivaio in modo particolare, perché attraverso la topografia, una delle più importanti materie che il geometra poi mette in pratica nella vita professionale. Quindi noi come collegio subito abbiamo aderito a questa importantissima iniziativa e lodevole iniziativa, quindi per questo ringrazio il dirigente scolastico e il professore Moles che hanno organizzato questa prima edizione delle Olimpiadi, e sicuramente mi auguro che ce ne saranno altre. Il collegio della provincia di Salerno dei geometri laureati sarà sempre vicino a questa iniziativa. Il geometra è una figura importantissima, storica, che fin da 1929, quest'anno è il 90° anniversario della nostra professione, e mi fa piacere che proprio quest'anno nel 90° anniversario abbiamo organizzato questa manifestazione. Quindi il geometra, l'anello di congiunzione tra il cittadino e gli enti locali, e si pone al centro tra le altre professioni tecniche. È anche una professione di osservazione, oltremente a quella tecnica, soprattutto in un periodo come questo dove i comuni stanno realizzando i loro piani urbanistici, che sono dei vincoli estremamente importanti, speriamo anche lungimiranti. Da tecnico, qual è l'importanza del PUC? L'importanza del PUC è la strategia poi di un comune, dove si pongono le basi per lo sviluppo economico e sociale dell'intera comunità.
e in questo caso il tecnico è un'opportunità sicuramente, dove deve essere coinvolto, e noi siamo coinvolti insieme alle altre attività professionali a dare il nostro contributo, dove si pianifica il futuro della comunità. E per noi, ripeto, è importantissimo. La nostra provincia, ci sono ancora tanti enti, tanti comuni che devono pianificare e stanno anche in questi giorni, in queste ore, stanno, come dire, si stanno accingendo nelle fasi preliminari a redigere i piani urbanistici comunali. Quindi noi siamo pronti a dare i nostri contributi, siamo chiamati sicuramente a darli, e per noi, ripeto, è un'opportunità, quindi ci saremo sempre. Ci consente di poter essere vicino a questi ragazzi. Quest'anno abbiamo pubblicato il nostro bilancio sociale, che io mi sono portato e sarà la nostra Bibbia per il 2019. All'interno di questo bilancio sociale noi riscontriamo che come banca, come cassa rurale, come cooperativa, il 40% delle nostre attività lo rivolgiamo ai giovani. Noi ci rivolgiamo a loro, facciamo le attività su di loro, ma anche grazie a loro, perché al nostro interno abbiamo un club Kairos che è costituito da giovani soci che fanno tantissime attività. E quindi per noi è un orgoglio essere qui oggi insieme a tanti ragazzi, proprio perché il nostro motto, il motto del presidente, a dire la verità, un motto ovviamente, insomma, lo slogan di quest'anno è sotto i 30 anni. Quindi siamo veramente contenti, ringraziamo gli organizzatori per averci dato la possibilità di dare un contributo a questo evento, e ringraziamo tutti i ragazzi che hanno fatto queste Olimpiadi della topografia. Io penso che quest'oggi da Salernitano in primis sia un bel blasone essere presenti al Comune di Salerno, Salone dei Marmi, qui si fa il Consiglio Comunale, con così tanti giovani. Beh, in effetti tutti quanti vorrebbero avere una platea del genere anche in banca. Ancora una volta il credito cooperativo, o meglio la cooperazione, è presente a Salerno e tra i giovani, che è una cosa fantastica. E Banca Campania Centro c'è. Sicuramente la cosa più importante che voglio sottolineare è innanzitutto la presenza sul territorio e per il territorio. Siamo una banca di territorio e quindi è per noi importantissimo dare vita a queste partecipazioni. È importantissimo oggi forse ancora di più, perché come lei diceva prima abbiamo una platea di giovani. In banca oggi questa cosa non accade spesso. Sappiamo sicuramente che l'Italia è un paese che ha un'alta propensione al risparmio, però questi risparmi sono custoditi tutti da persone di una certa età. Il cambio di generazione è una cosa che va attenzionata, e la Banca Campania Centro con queste iniziative vuole attenzionare appunto quello che dicevo prima, il cambio di generazione, quindi dare spazio ai giovani anche e soprattutto con queste manifestazioni.